Buongiorno Buongiorno. e grazie ai relatori che sono qui in questo inizio di settimana. Siamo appunto per la presentazione del messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 2019 sul tema Non si tratta solo di migranti. Ecco, quindi sottolineando già che ovviamente la giornata è del migrante, ma in questo caso si sottolineano quelle che Papa Francesco chiama con particolare forza le periferie esistenziali, quindi non solo migranti. E per parlare del messaggio, ma anche di altre cose, come vedremo, sono presenti oggi il Monsignor Jean-Claude Hollerich, l'Arcivescovo di Lussemburgo e Presidente della COMECE, della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea. E poi due sottosegretari della sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Padre Baggio e padre Fabio Baggio e Padre Michael Cerny. E poi alla mia sinistra Padre Leonir Chiarello, Superiore Generale dei Missionari Scalabriniani, che però in un qualche modo rappresenta anche l'impegno non solo degli scalabriniani che immediatamente ci riportano al tema della migrazione, ma anche di altre congregazioni religiose, di altre realtà religiose impegnate sul fronte dei migranti. Ecco, io chiaramente comprendo che ci sarà anche un interesse da parte vostra di poter chiedere una riflessione all'indomani delle elezioni europee, in particolare all'Arcivescovo Hollerich come presidente della COMECE. Questo evidentemente lo comprendiamo e cerchiamo comunque anche di stare poi soprattutto al tema del messaggio, anche nella consapevolezza che il tema stesso dei migranti è stato molto presente, soprattutto in alcuni paesi che ieri si sono recati al voto per le elezioni europee. Ecco, detto questo, passo la parola a padre Fabio Baggio. Questo messaggio, possiamo dire, è anche articolato, c'è un titolo evidentemente, ma ci sono, se voi avete potuto già leggerlo, anche dei sottotitoli, sette in particolare, e quindi padre Baggio e padre Fabio e padre Michael ci entreranno nella riflessione di questi sottotitoli. Prego, padre Baggio. Grazie. In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale del Migrante Rifugiato di quest'anno, 29 settembre del 2019, il Santo Padre ha voluto formulare un messaggio che ha intitolato Non si tratta solo di migranti. Con tale scelta, Papa Francesco intende sottolineare che i suoi ripetuti appelli a favore dei migranti, dei rifugiati, degli sfollati e delle vittime della tratta devono essere compresi all'interno della sua profonda preoccupazione per tutti gli abitanti delle periferie esistenziali. L'affamato, l'assetato, il forestiero, l'ignudo, il malato, il carcerato che bussa oggi alla nostra porta è Gesù stesso, che chiede di essere incontrato e assistito. Come lo stesso Santo Padre ha sottolineato nella sua omelia di venerdì 15 febbraio 2019 a Sacrofano, è davvero Gesù, anche se i nostri occhi fanno fatica a riconoscerlo, coi vestiti rotti, coi piedi sporchi, col volto deformato, il corpo piegato, incapace di parlare la nostra lingua. Con l'intenzione di chiarire il significato del titolo del messaggio, il Santo Padre lo ha declinato in sette sottotitoli, che sono stati parzialmente anticipati nella campagna di comunicazione che la sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha lanciato nel marzo scorso. Tale campagna propone a cadenza mensile riflessioni, materiale informativo e sussidi multimediali utili ad approfondire il tema del messaggio del Santo Padre attraverso approcci diversificati. Io presenterò i primi quattro sottotitoli, lasciando poi a Padre Michael la spiegazione degli altri tre. Non si tratta solo di migranti, si tratta anche delle nostre paure, ecco il primo. I timori che proviamo di fronte alle sfide migratorie di oggi sono reali, ma non possiamo lasciare che essi ci privino del desiderio e della capacità di incontrare l'altro e in questi Gesù Cristo. Non si tratta solo di migranti,
si tratta della carità, ecco il secondo. I fratelli e le sorelle migranti ci offrono oggi l'occasione di vivere la carità più alta, quella che si esercita verso chi non è in grado di ricambiare e forse nemmeno di ringraziare. Non si tratta solo di migranti, si tratta della nostra umanità. Ecco il terzo sottotitolo. L'incontro con l'altro, con il prossimo bisognoso, ci offre l'occasione per restaurare l'umanità altrui, crescere nella nostra umanità e contribuire alla costruzione di una vera famiglia umana. Non si tratta solo di migranti, si tratta di non escludere nessuno. Ecco il quarto. I piccoli, i poveri, i più vulnerabili, sono coloro che pagano il prezzo delle guerre, delle ingiustizie, dello sviluppo esclusivista. Noi siamo chiamati invece a includere tutti nel nostro cammino di crescita globale, affinché a tutti sia dato accesso allo sviluppo umano integrale. We now switch from Italian to English. Father Michael Cheney will deliver his intervention in English. And of course, there is the other three sub-themes of this message, but there will be also an announcement, we can say, about an important event related to the Day of Migrants and Pope Francis, please. So, thank you. The next World Day of Migrants and Refugees is the 105th. This tells us that migration is not an unexpected crisis or an unprecedented emergency. When millions must flee, the proper question is, are governments, business, communications, and civil society responding competently and responsibly? What we should add as Christians is welcoming, protecting, promoting, and integrating vulnerable people on the move. Of course, this does go against the tendency in society and in popular media to ignore them, caricature them, keep them invisible, or make them disappear. Rejecting this rejection, Pope Francis says, it is not just about migrants. In order to stimulate our curiosity, then our concern, then our compassion, and finally our solidarity. Father Fabio has just told us about four sub-themes that spell out this message. The fifth one is putting the last in first place. There are many unsung heroes who put vulnerable migrants and refugees before their own comfort and even safety, by helping them in high seas rescues, by offering food and shelter, and simply by listening and praying with them. Next, it is about the whole person, about all people. Modern, fast-paced life is fragmented. Quick consumerism and the flash of an electronic screen seem more important than relationships. The immediate needs and rights of vulnerable migrants remind us that everyone needs to encounter others as whole persons, and that full and true life cannot be assured for a few while forgetting, or much worse, depriving many others. The final sub-theme is about building the city of God and man. Building our common home is a vision based on true faith and solid values. Who welcomes the stranger welcomes me, Jesus says, and who welcomes me welcomes the Father who sent me. Christian parishes and religious communities who have taken in refugee families, as Pope Francis challenged them to do, often testify with great gratitude for a deeply human and deeply divine experience of Christ living in their midst. Now the migrants and refugee section looks ahead to the 2019 World Day of Migrants and Refugees. For Sunday, the 29th of September, or another convenient date, we suggest preparing and celebrating a special Eucharist, inviting migrants, refugees, survivors of human trafficking and internally displaced persons, along with the organizations which serve them. This is what the Holy Father will do in St. Peter's Square on September 29th.
All these special Eucharists in a particular country could be celebrated at the same time in order to give visible expression to the welcome we offer to the stranger in Christ and to Christ in the stranger. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of the Way, we shall join together in praying for God's abundant blessings on all the world's migrants and refugees, and on all those who accompany them on their journey. Thank you. Thank you, Father Michael. It's now the turn of Monsignor Ollerich. How this document could be received by the Church in Europe is a call, you know, for Europe and especially for the Church. No, I really think that the Holy Father's message is a key document for the Church in Europe. It is not just about migrants. This message stimulates discernment by the Church in Europe. It is also about materialism. And materialism is not just a force outside the Church. It is inside our own hearts too. The hearts of bishops, priests, religious, and many faithful. If we do not feel called to welcome, protect, promote, and integrate people arriving in Europe by migration, it is a sign of the materialism in our hearts. We keep to our stuff, to our possessions, we want to increase them, but we do not want to share. And thus we forget those who are needy and marginalized. The Pope's message is a call to conversion to the Church of Europe, a call to read the signs of our times, to focus our attention not on the divisions in our Church, but on living the gospel. We are reminded that the Church is called to serve the human family. It is about our present and about our future as Church in Europe. And our Church in Europe is often like a mother without children, barren and fruitless. The Pope's message is a call to discernment. Discernment has to be done along the way, walking together with other people. Allow me to speak briefly about my trip to Lesbos, accompanying Cardinal Krajewski. These refugees in the grip of hopelessness are forgotten by Europe. No discernment is possible without seeing their faces and hearing their voices. Could it not be possible for the different dioceses in Europe to forge an agreement with their government and open humanitarian corridors for welcoming the people who have been forgotten for too long? And this could be the start of a common discernment, a real synodal process for a true reform of our Church. The Pope's message is a wake-up call for the Church in Europe. It is not just about migrants. It is about our humanity, about our being Christian, about us listening to the call of Christ. And at the same time, it's precisely about migrants, about each of them, about every single human person on the margins of Europe, in camps in Greece and Libya, in various migration centers within member countries of the European Union. All of these people, marginalized in Europe, does give them a place in the heart of the Church. Thank you. Thank you for your intervention, underlying the importance of this message that could be a call, especially for the Church in Europe, but for all the people of goodwill, especially for the marginalized, as you have said. Let us give them a place in the heart of the Church and the heart of Europe. E lei faceva riferimento appunto a questa iniziativa di pochi giorni fa che l'ha vista protagonista insieme anche alla sezione migranti, evidentemente il Cardinale Krajewski, quindi l'elemosineria
apostolica e anche la comunità di Sant'Egidio proprio a Lesbo, portando la vicinanza del Santo Padre. E colpiva anche quello che diceva in un'occasione le limosiniere, che il Santo Padre in realtà non ha mai lasciato Lesbo, anche se ovviamente fisicamente l'ha lasciata, l'attenzione è sempre costante per Lesbo e per tutte le situazioni di marginalizzazione, in particolare per i migranti e i rifugiati. E in prima linea, spesso nel silenzio, non facendo clamore ma facendo fatti concreti, ci sono le congregazioni religiose, maschili, femminili, ci sono tante realtà della Chiesa che appunto, proprio come missionari scalabriniani di cui lei è superiore generale, si impegnano per i migranti, per i più deboli nel mondo. Ecco, padre Leone Chiarello, le chiedo appunto di parlare anche un po' della sua esperienza, no? di vita vissuta a Scalabrini, immediatamente riporta al tema dei migranti e continuate a farlo secondo il mandato del vostro fondatore, no? Grazie. I grandi numeri delle migrazioni internazionali sono noti da tutti noi. Secondo le stime delle Nazioni Unite, i migranti nel mondo sono oggi circa 260 milioni e ogni 10 anni questo numero aumenta circa 50 milioni. Le migrazioni non sono un fenomeno occasionale o passeggero, ma strutturale delle società attuali. Sono il risultato degli squilibri dello sviluppo economico e sociale, delle guerre, ma anche l'espressione di profonde trasformazioni negli stati e a livello internazionale. Pensare di fermare le migrazioni con decreti amministrativi o con la costruzione di barriere o muri è illusorio. È come voler fermare la storia dell'umanità e la storia delle persone che cercano migliori condizioni di vita in paesi diversi per cercare migliore dignità. E di più è privarsi, chiudendoci alla storia, è privarsi dell'arricchimento reciproco che avviene nell'incontro tra persone di provenienze diverse. E giustamente ci ricorda il Santo Padre, quando si guarda l'emigrazione ci si deve rendere conto che non si tratta soltanto di migranti, si tratta delle aspirazioni e bisogni che sono inerenti a tutte le persone, ma di cui molti sono esclusi. Si tratta della ribellione che molti avvertono di fronte a questa esclusione, delle irregolarità che commettono spesso queste persone, perché vie regolari sono precluse, ma anche dell'insensibilità di chi si chiude alla propria indifferenza e della malvagità di chi approfitta del bisogno altrui per interessi propri, negando il rispetto dei diritti e della dignità degli altri. Cosciente di queste dimensioni, la comunità internazionale ha fatto un passo importante l'anno scorso con l'adozione del Patto Globale per le Migrazioni e il Patto Globale sui Rifugiati. Si tratta di uno sforzo importante da parte della comunità internazionale di considerare i migranti e i rifugiati con una visione comune, come soggetti di diritto umanitario, e tesa anche questa iniziativa a conseguire benefici per tutti i soggetti coinvolti. Ma almeno, anche se restano ancora molti aspetti da implementare di questa cooperazione internazionale, almeno esiste una base comune di riferimento che si spera non resti solo in un documento. Purtroppo non tutti gli stati vi fanno parte, ma l'iniziativa testimonia che si può ancora essere coinvolti in cooperazione tra le diverse nazioni per temi specifici come quello dell'emigrazione dei rifugiati. Non si tratta soltanto, allora, in sintonia con il messaggio del Papa, non si tratta soltanto di migranti, si tratta della convivenza civile e pacifica internazionale. I migranti che raggiungono le nostre coste, le nostre città, le nostre comunità di credenti,
ci ricordano che il saper accogliere, il fare spazio a loro, il saper ascoltare, richiede un incontro con loro. E per noi cristiani, incontrandoci con loro, come ha fatto riferimento anche Padre Cerni, Padre Fabio, è incontrarci con Dio che si rivela nel loro volto. Richiede arricchire il racconto del nostro incontro con Dio, aggiungendo il capitolo dell'incontro con Dio che si fa straniero per aiutarci a uscire dalle nostre certezze fondate su abitudini e paure e aprirci alle verità che ci sorprendono. Non si tratta soltanto di migranti, si tratta di come essere Chiesa. Sulla scia dell'ispirazione del messaggio del Santo Padre, vorrei ricordare cosa diceva molti anni fa il fondatore della nostra congregazione, il Beato Giovanni Battista Scalabrini, padre dei migranti e fondatore anche dei missionari e missionarie per i migranti. Le migrazioni, diceva Scalabrini, sono strumento di quella provvidenza che presiede agli umani destini e li guida anche attraverso le catastrofi, verso la meta ultima che è il perfezionamento dell'uomo sulla terra e la gloria di Dio nei cieli. Non si tratta quindi solo di migranti, si tratta della nostra qualità, si tratta della qualità della nostra civiltà e della nostra fede. Grazie. Grazie Padre Chiarello. E apriamo adesso alle domande. Rusconi, poi Alice. Giuseppe Rusconi, Vatican, Inside the Vatican e rossopurpura.org. Pour Monsieur Ollerich, è da anni che il Papa e una parte forse maggioritaria dei vertici delle chiese nazionali predicano in favore dell'accoglienza. Sono passati diversi anni, i messaggi sono stati tanti, insistenti, quasi quotidiani, e poi vediamo che ieri gli europei vanno a votare e si scopre ancora una volta, e forse ancora di più del solito, che molti cattolici votano per partiti che hanno un atteggiamento diverso, secondo me più razionale, verso l'accoglienza, e distinguono anche tra migranti e rifugiati, che sono due cose diverse. Allora vorrei chiedere a Monsignor Ollerich, ma come si spiega questa mancanza di efficacia, direi, elettorale degli appelli del Papa e di molti vertici della Chiesa europea a favore di un'accoglienza a braccia aperte? Come si spiega? Polonia, Ungheria, Italia, ma anche in Francia ci saranno molti cattolici che hanno votato per il Rassemblement National. Come si spiega con tutti gli appelli? Grazie. Bisognerebbe fare un'analisi molto dettagliata sui risultati delle elezioni, ma io penso che senza questo appello del Santo Padre e anche da tanti vescovi, e anche quello che si vive in tante parrocchie, in tante comunità in Europa, il risultato sarebbe peggio. Perché una cosa è chiara, noi non facciamo politica e non abbiamo un messaggio opportunista che piace, ma noi dobbiamo, come vescovi, proclamare il Vangelo di Cristo. E in questo Vangelo, questa accoglienza degli altri, dei poveri, dei migranti, dei marginalizzati, è una parte centrale del Vangelo. Io non posso predicare un altro Vangelo di quello di Cristo. Ma se guardiamo
i risultati, è vero per i paesi che ha nominato, ma vedo anche che in altri paesi i partiti populisti hanno perso, soprattutto anche in paesi dove hanno avuto una responsabilità. Dunque la gente ha visto che una cosa sono le parole, un'altra cosa è la realtà. E la Chiesa in Europa non è una situazione bellissima, perché la maggioranza dei giovani non sono da noi. Abbiamo un certo rinnovamento della Chiesa con nuovi movimenti, una spiritualità profonda e bellissima. E anche nella mia diocesi faccio tutto per questi nuovi movimenti, ma penso che per avere veramente, per dar frutto, bisognerebbe congiungere la spiritualità del cuore con una spiritualità della realtà del mondo. E con queste due cose insieme, penso che c'è una grande possibilità per la Chiesa anche in Europa. Noi non siamo più la maggioranza in Europa, come cristiani cattolici, non cattolici culturali, ma veramente quelli che credono nel Vangelo, che vogliono vivere, ma abbiamo un messaggio da tanti secoli, un grande messaggio, e noi dobbiamo proclamare. Dunque io non sono realista, ma sono sempre ottimista anche per questo. Grazie per la sua domanda. Grazie. C'era Elis. Grazie. Scusa, ho una domanda che è un po' simile a questo, sempre riguarda le lezioni di questo fine settimana. Io volevo sapere da perspettiva di voi quale risonanza ce l'ha il messaggio del Papa, che sempre è con i leader sempre più anti-migranti, con polizia contro i migranti, e anche stavo guardando una dimostrazione, manifestazione a Milano con Matteo Salvini anche prima delle elezioni, quando Francesco fu fischiato anche dalla folla per le sue posizioni migratorie. Quindi c'è una risonanza del messaggio del Papa, e lui, da perspettiva vostra, è ascoltato ancora dai leader o no? So se vuole rispondere. Certo, aveva già detto comunque Monsignor Hollerich che non c'è una dimensione politica evidentemente, ma pastorale anche in questo messaggio, come si evince nella sua lettura, no? Questo, e che è rivolto in particolare proprio alle comunità di fedeli. Non so se vuole... Prego, pre Michael. I think it's important to recognize that the message of the Holy Father is directed to the whole person, not just to that part of the person that reacts to media messaging or political messaging. You might say that the votes that people vote at the polling booth are important, but the votes that they vote with their hands and feet are perhaps even more important. And I don't know that we have ever had a situation in Christianity where the majority are actively living out the gospel in acts of mercy, of charity, and of justice. It is, I think, usually a minority, and I think that's the way probably it has always been and will always be. The number of Christians and other people, because it's not just Christians in Europe, who are responding positively, is a great number. It might not translate into overwhelming votes, but it does translate into real action and real welcome. And that's what the Holy Father was celebrating at the Eucharist in Sacrofano in February, that so many families had opened their homes to strangers. And I think Archbishop Hollerich can testify to the same thing in Luxembourg, and in a proportion that is impressive. It's not just one or two. It's many,
It might not be the majority, but it's many. And I think we need to focus more on what we are doing than just on the exchange of slogans. And I would say it's cheap and easy to whistle. It means much more when someone opens their homes and their hearts to the stranger. Even if there are not on the headlines of the newspaper, maybe this is a problem of responsibility of the media too. I hope they will put it in the headlines. To give good news when there are good news on this front. C'è qualche altra domanda? Bene, allora finiamo qui la parte di domande e risposte rispetto ai nostri relatori, che sono comunque disponibili tutti e quattro per eventuali ulteriori interviste singole. L'Arcivescovo Olerich e Padre Chiarello sono disponibili qui al salottino, mentre i due sottosegretari, Padre Baggio e Padre Cerni, se volete ancora chiedere qualcosa o fare interviste singolarmente, sono qui in sala, un Padre Baggio alla destra e Padre Cerni a sinistra. Grazie. Grazie. Allora.